271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera parleremo di scuola, siamo ormai agli sgoccioli dell'anno scolastico 2021-2022 e ne parleremo confrontandoci con quello che è stata la problematica dovuta al Covid, quindi alla pandemia, e quello che poi abbiamo adottato come nuovo strumento di apprendimento, quando è appunto la DAD, che noi attualmente conosciamo molto bene. Ne parleremo vedendo dove siamo partiti, dove siamo arrivati e quali sono le ripercussioni anche a livello psicologico per i bambini, i ragazzi dell'oggi e del futuro, e lo faremo come sempre grazie ai nostri ospiti, ai quali ringrazio per aver accettato il nostro invito, e vado subito a presentare il dottor Ciro Silvestri, segretario nazionale del sindacato Fisi. Sera. Il professor Guido Cappelli, professore di letteratura italiana presso l'Orientale di Napoli. Buonasera, buonasera a tutti. La professoressa Rossella Capicchiano, docente presso l'Istituto Don Milani d'Orso. Buonasera. E la dottoressa Rita Menditto, psicologa, psicoterapeuta. Buonasera a tutti.
A voi di nuovo buonasera, buonasera a tutti voi da casa e vi ricordo come sempre che potete interagire utilizzando il numero in sovraimpressione che è lo 081 287 955 o utilizzando le pagine Facebook dove troverete il link alla diretta o nel mio o nel profilo di Sergio, Sergio Angrisano 2 mi raccomando, in cui potete commentare se avete dubbi, domande o chiarimenti da porre. Detto questo vi auguro ancora una buona serata, grazie per averci scelto anche questa sera e la parola passa a Sergio come sempre. Grazie Sara, grazie ai nostri ospiti e grazie a voi che avete la pazienza di seguirci. Entriamo a gamba tesa subito nel vivo della puntata, quindi già come ha detto Sara parleremo di scuola, ma parleremo anche di Green Pass che molto ha a che vedere con la scuola e la prima domanda la voglio fare direttamente a Ciro Silvestri. Ciro, buonasera. Green Pass obbligatorio fino al 2023, al Parlamento europeo è stata votata la proroga ed ecco i deputati italiani che dobbiamo e che dovete ringraziare. Capofila e primi firmatari PD e poi 5 Stelle e poi PPE, quindi Forza Italia, se volete vi faccio l'elenco lunghissimo di tutti i nomi: Adinolfi, Grappo, Caroppo, Martusciello, Vuolo, dei 5 Stelle, Castaldo, 5 Stelle che dicono una cosa in pubblico e poi nel segreto delle stanze ne fanno altre, e Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, sono tantissimi. Ciro, Green Pass obbligatorio votato dal Parlamento europeo fino al 2023. Si sono piegati tutti, tranne, diciamo per onore e verità di cronaca, tranne Fratelli d'Italia, hanno votato contro, si sono piegati sulle decisioni e sul volere del, diciamo, sistema, ma sistema non è, qualcosa di ben più grave. Quali possono essere le ripercussioni di un altro anno di Green Pass obbligatorio? Beh, io partirei proprio da quello che tu hai salvato per, come dire, mettere una seria ipoteca anche su questa possibilità, cioè ovvero dell'opposizione di coloro che dicono di essere, come dire, a sostegno delle ragioni popolari, democratiche e di libertà soprattutto, e che si limitano però nelle stanze magari ad esprimere un voto contrario, senza invece animare quello che è il dissenso necessario per bloccare queste derive, come dire, anche democratiche. Per quanto riguarda gli altri che ha annunciato, sinceramente per me non è una novità. Sappiamo tutti quando è iniziata questa assurdità due anni fa della gestione sanitaria, della gestione pandemica, quali erano i veri intenti, almeno da parte dei partiti di governo, o meglio dell'unico partito al governo che è il partito di Mario Draghi, perché io tutte queste distinzioni adesso tra PD, 5 Stelle sinceramente non le farei neanche più, perché il tutto si è come dire, consolidata all'interno di questo partito unico, sì, omologato, e che risponde più che alla politica, insomma, a delle logiche tecnocratiche di tipo europeo. Ragion per cui quello che erano delle possibilità. Io direi mondialista, se me lo consenti. Anche mondialista, sicuramente. E quindi voglio dire, noi non ci siamo assolutamente meravigliati. Ora è evidente che questa misura, per le stesse, come dire, decisioni assunte dal governo, quindi di fermare la. Lo stato di emergenza sanitaria a marzo, di per sé, se non c'è uno stato di emergenza sanitaria, non riusciamo veramente a comprendere invece il mantenimento di alcune misure che sono di discriminazione sociale e di controllo sociale, che nulla hanno a che vedere con la gestione sanitaria. Quindi, voglio dire, hai anticipato la mia seconda domanda, ma va bene così, continuo. Quindi sono veramente lontani da un criterio, come dire, di ragionevolezza, perché nel momento in cui e siamo stati, come dire, tra i popoli che stiamo vivendo a Shanghai, in Cina, esatto, dove una persona, anche se commette una semplice infrazione stradale, questo ha votato il partito principale della sinistra italiana, una semplice infrazione stradale rischia come sanzione di avere bloccato il conto corrente, di non poter andare a teatro, di non poter fare accedere alla scuola i propri figli. Questo è il Green
passi. Sergio, permettimi, hai fatto un esempio calzante, perché alcune anticipazioni noi le stiamo vedendo, e quando si parla di Shanghai non è altro che l'anticipazione di un modello che presto raggiungerà anche le nostre aree geografiche, perché immaginate che a fronte delle ultime 3 settimane di lockdown a Shanghai, la Tesla, negli stabilimenti della Tesla, ha chiesto agli operai di dormire nei sacchi a pelo all'interno dell'azienda, quindi per salvaguardare la produzione, quindi il concetto che l'economia prevale sulle ragioni dell'uomo, deve assolutamente scomparire dai nostri orizzonti, perché se preferiamo continuare a seguire questa strada non ci sarà futuro per l'umanità. Questo impresa molto, molto, molto ardua. Poi ci ritorniamo nel secondo giro di domande. Io ho il piacere e il privilegio di avere Guido Cappelli qua, perché dico questo, è un preambolo bello, interessante. Perché Guido Cappelli è stato uno degli unici, forse l'unico docente a livello nazionale che nel momento in cui veniva inibito ad alcuni suoi discenti di partecipare alle lezioni, si è messo a fare lezioni di filosofia, se non ricordo male, lettere e filosofia, all'interno della galleria Principe Umberto di Napoli. E questo mi fece immediatamente capire che c'era ancora una luce di speranza. Professore Cappelli, ma quello che i ragazzi non si aspettavano al rientro, no? Nelle università è un po' meno, si vive un po' meno. Questa condizione, sì, entrate ma state divisi, state separati, state a 1 metro, state a 5 metri, come l'hanno vissuta? Allora, parliamo prima però delle lezioni, mi piace molto, mi appassiona sta cosa. Va bene, effettivamente è una domanda obbligata ed è un'esposizione obbligata, perché è stata un'esperienza che ha avuto, diciamo, un certo successo a livello nazionale. Lei ha detto l'unico, effettivamente all'inizio era l'unico, cioè nel settembre dell'anno scorso, quando fu conclamata l'adozione del Green Pass, dunque di un lasciapassare per entrare in un'istituzione pubblica libera. Non dimentichiamo una cosa, l'università ha una differenza alla scuola in questo, perché le lezioni universitarie sono pubbliche, cioè sono aperte a chiunque. Questa è l'essenza dell'università. Quello che si paga nell'università, le tasse, è il pezzo di carta, insomma, il titolo che fai, la registrazione dell'esame. Però in un'aula universitaria, per un fatto proprio democratico, nella nostra Costituzione può entrare chiunque. All'improvviso si passa da questa estrema apertura a un regime che io poi ho definito, diciamo, politicamente, perché quella è la testa di ponte dell'allargamento, come abbiamo visto, a tutte le sfere della società, e è un regime autorizzatorio, un regime di concessione, puoi entrare se soddisfi certe condizioni. All'inizio queste condizioni erano, abbiamo poi visto che era soltanto per il vaccino obbligatorio, per obbligare al vaccino più che per il vaccino obbligatorio. All'inizio sappiamo che era il tampone, no? Bisognava fare questo tampone come se fosse un problema veramente, veramente sanitario. Sappiamo tutti, diciamo, poi l'efficacia che hanno questi strumenti, questi intrugli. E quindi io reagii già prima ancora che cominciassero i corsi, proponendo al gruppo degli studenti no Green Pass, che nel frattempo si era costituito, che era anche abbastanza numeroso, perché ho assistito a una di quelle lezioni, erano tanti e gli attivisti sono meno, diciamo, il pubblico era di più, perché poi le lezioni decidemmo di offrirle nella piazza pubblica. Cosa che poi... Sì, sulla piazza Dante, quando pioveva, all'interno della galleria. All'inizio li facevamo nella galleria, quest'anno abbiamo aperto a varie piazze il centro di Napoli, in effetti. Questa è bellissima come iniziativa. Sì, perché l'idea era proprio questa, era quella di offrire, diciamo, a 3 sfere di utenti, diciamo così, i miei alunni, gli alunni dell'università che sono... Che valevano proprio come lezioni, erano validate come lezioni. Erano proprio lezioni, per me erano considerate... Le ha creato problemi queste con... Attenzione, io ho dovuto mantenere, ho mantenuto una differenza fra le lezioni istituzionali, che io il semestre scorso facevo il lunedì e il martedì, e le lezioni in piazza, che erano il martedì, che io chiamavo affettuosamente premium. Sì, mi ha creato problemi. Mi ha creato problemi, diciamo, non direttamente, nel senso che nulla poteva fare l'Ateneo né voleva fare, diciamo, per reprimermi, però settori studenteschi molto ideologizzati di estrema sinistra, anche per questo motivo mi hanno preso di mira, e alla fine io poi ho ricevuto una censura, è un fatto pubblico, quindi lo posso dire, da parte dell'Ateneo, su denuncia di settori universitari per questioni che non, ha,
che esplicitamente non si riferivano al Green Pass, ma nella censura si al Green Pass, dico alle elezioni aperte, ma che poi nel provvedimento di censura si menziona anche quello. Quindi sì che ho avuto... Fermiamoci qua perché poi torniamo ancora anche su questa cosa. La dottoressa Capicchiano, lei è docente di un bellissimo istituto di San Giorgio a Cremano, poi ce lo presenterà e ci dirà. Io volevo partire dalla fine con lei. Siamo prossimi quindi alla chiusura dell'anno scolastico, 2 giugno se la memoria non mi inganna, e coincide con la festa nazionale della Repubblica, una Repubblica che è in debito con gli studenti italiani. Volevo capire una cosa. Possiamo fare un piccolo bilancio, sia formativo? Allora, l'anno scolastico che si sta appena concludendo è stato un anno molto faticoso perché dopo l'esperienza della DAD che ha visto coinvolti docenti e alunni nell'utilizzare un linguaggio diverso di comunicazione, ci ha visti finalmente in presenza, ma ancora con tantissime restrizioni. Però comunque siamo riusciti a portare a termine, diciamo, gli obiettivi prefissi. La scuola finisce l'8 giugno, usciamo stanchi ma contenti perché la voglia di stare insieme. So che state facendo anche delle belle iniziative all'interno. Sì, il nostro istituto è situato appunto in San Giorgio a Cremano, Liceo Milani d'Orso, è molto aperto al territorio, si fanno tantissime attività dove gli alunni, da cui gli alunni possono trarre, ecco, un ritorno positivo per quanto riguarda lo sviluppo, ecco, delle competenze e della loro formazione. Perfetto. Dottoressa Menditto, lei è una veterana, perché noi non l'abbiamo detto, ma i nostri telespettatori la conoscono, sanno della loro veramente simpatia, allegria e anche della straordinaria professionalità che l'ha sempre contraddistinta. È sempre un piacere per me. Io volevo dire una cosa un po' più leggera, tra aperture, chiusure, didattica a distanza, prosegue questo imprevedibile anno scolastico, banchi con rotelle, mascherine, trasporti, ogni cosa incide sulla quotidianità delle persone. Non è semplice da definire. Quali sono le ricadute? Sull'individuo, sul ragazzo in modo particolare, ma anche sulla famiglia. Che poi è quello che interessa di più forse a tutti noi, poiché questo è il nostro futuro, no? Quindi ovviamente il mio occhio guarda con attenzione non solo il mio, ma quello di tutti i miei colleghi, poiché veramente è forse una delle prime volte in cui ci troviamo di fronte a un evento storico così importante dove non si sa ancora tra 10 anni cosa può succedere, ma attualmente certamente iniziamo già a verificare delle problematiche come semplicemente disturbi dell'alimentazione, del sonno o anche delle difficoltà nell'apprendimento del linguaggio. Nei primissimi giorni noi ci siamo incontrati in una piazza dove c'era, io stavo con colleghi con le telecamere, c'era stato un bambino che si era lanciato dal balcone, dalla finestra, non so se si ricorda di questo drammatico evento. Purtroppo ahimè, infatti stavo partendo dalle cose un po' meno gravi e significative come quelle che in questo momento hai accennato, quelle ovviamente sono dei gridi di aiuto estremi a cui probabilmente dovremmo iniziare a tener conto, perché si può parlare sì dei disturbi dell'alimentazione, del sonno, dei disturbi del linguaggio, dell'apprendimento o semplicemente disturbi relazionali, perché i bambini in questa fase, per esempio i bambini della fascia di età dai 5 ai 10 anni, hanno come necessità il confrontarsi, ma proprio il toccarsi fisicamente, per fare in modo che la crescita possa essere naturale. E ovviamente tutto questo è ormai diventato un'abitudine, il non giocare, il non toccarsi giocando a nascondino, ahimè, è diventato quasi per loro naturale. Questo è un dato veramente drammatico. Se il prezzo peggiore l'hanno pagato proprio i bambini di quella fascia d'età, probabilmente, no? Sì, se vogliamo, io ritengo che tutti
tutti i bambini dalla fascia di età zero fino ad arrivare all'adolescenza, che è la parte più importante del ciclo della vita di tutti, per avere poi una crescita e una vita sana. Se vogliamo parlare dei bambini piccoli, loro hanno difficoltà all'apprendimento del linguaggio, perché se noi abbiamo una mascherina, loro non riescono a comprendere come si scandiscono le parole. Anche il senso? Assolutamente. Perché perdono l'espressione. Già la mascherina. Assolutamente. La comunicazione visiva. Sì, veramente possiamo aprire degli argomenti puntiformi. Anche l'espressività viene eliminata, quindi un bambino non riesce a capire un volto arrabbiato, un volto triste, quindi non riesce più a dare un nome alle sue emozioni. Certo, ma ci torniamo anche perché stanno iniziando ad avere... Iniziamo ad avere anche molti commenti, perché la dottoressa Menditto, come se attira molti commenti, perché ovviamente è un argomento veramente molto interessante. Abbiamo qualche minuto ancora, se c'è qualcuno che puoi già leggere. Sì, no, appunto ci dicevano quali sono i bambini che maggiormente, qual è la fascia d'età che maggiormente è stata, diciamo, colpita da questo. E parlavamo anche di elementi di diseguaglianza, quello che invece era un tema che... alla quale ero interessata anche io stessa, perché sì, tramite dei dati Instat si è visto che comunque gli stranieri sono stati meno colpiti rispetto agli italiani di questa mancanza proprio di socialità, e in particolar modo perché sono più abituati alla didattica a distanza, a questo tipo di apprendimento rispetto al bambino italiano. Questo è un dato interessante, grazie, perché non ne ero a conoscenza. È certo che ci possono essere difficoltà, ma del tutto educative. Andiamo in un altro tipo di campo, quello psicopedagogico, perché ad esempio se noi abbiamo sempre detto ai nostri figli che non dovevano avere il tablet, che non dovevano stare troppo tempo al cellulare, infatti non ci sono ancora ricerche utili che possano dire quanto è inciso il fatto di stare seduti tutto quel tempo a guardare la televisione, e poi dopo c'è la DAD, e poi dopo non si sa davvero quantificare ancora. Però quello che è certo è che un bambino che prima era educato a limitare il suo tempo, ovviamente si ritrovava in un momento dove diceva: ci posso stare o no davanti a questo tablet? Fatemi un po' capire. Quindi ovviamente le regole sono tutte da rifare per adattarsi a questo nuovo modo di anche lavorare. No? Quindi abbiamo dato anche in questo campo una grande accelerata, quindi cerchiamo anche di vedere il bicchiere mezzo pieno, però forse dobbiamo un attimo adeguare tutto quello che c'è riguardo appunto la crescita dei nostri bambini. Piccole, fammi passare il termine, patologie che hanno colpito anche i docenti in alcuni casi. Tantissimi. Poi no, ci ritorniamo. Sì, assolutamente. Ritorniamo tra qualche minuto, stiamo raccogliendo, io raccoglierò io stessa tutte le domande che stanno arrivando, quindi ci rivediamo tra circa 2-3 minuti, subito dopo la pubblicità. Cuori di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuori di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità per
perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Eccoci qua, siamo in diretta, bellissima sta cosa e grazie alla regia. Il bello della diretta, sempre bello della che diretta. Ci ha preso l'ultimo. Allora riprendiamo da dove siamo partiti, riprendiamo da Ciro Silvestri, noi lo abbiamo presentato come giustamente doveva essere segretario generale, segretario nazionale di Fisi, ma lui è anche docente ed ha la delega sindacale all'interno del comparto nazionale per la scuola. Quindi Ciro Silvestri, la domanda, c'è una sintesi che sono i disagi, ma la domanda è di 88 righe. E io volevo soltanto dire, sono decine di migliaia di studenti che possono riprendere le lezioni in presenza. Parliamo di date, parliamo di mascherine, parliamo un pochino proprio di tutto il contenuto che questo straordinario, mostruoso contenitore ci è stato somministrato. Bene, io inizierei a fare delle precisazioni che secondo me sono doverose. Considerato lo spreco di denaro pubblico che si è fatto in questi due anni, banchetto di 400.000 euro per esempio, spesso su questioni che nulla avevano a che vedere, insomma, con il controllo, diciamo, della pandemia, quindi veramente uno sperpero di denaro pubblico, mi chiedo se qualcuno ha immaginato magari di fare uno studio, una ricerca proprio sugli effetti che ha avuto sulla scuola, diciamo, questo tipo, l'introduzione di queste misure, che sarebbe una cosa interessante già capire adesso il livello, come dire, di apprendimento dei ragazzi, se è migliorato o è peggiorato. Io la mia idea ce l'ho, insomma, sia da docente sia come sindacato, ma mi farebbe piacere, insomma, che magari questo dato fosse confortato da una ricerca promossa dallo stesso Ministero dell'Istruzione. Secondo me verrebbero fuori degli argomenti interessanti per capire la questione, diciamo, apprendimento. Se la promuove prima il Ministero, qualche dubbio ce l'avrei. Promossa dal Ministero, promossa me ne assumo la responsabilità. Promossa dal Ministero con la partecipazione dei caschi blu. Non dei caschi blu, ma sicuramente di una controparte che introduca gli elementi necessari per capire che lo studio sia affidabile. Ma togliamo questo elemento. Ora noi siamo partiti da un concetto assoluto, che la scuola è il luogo per eccellenza dell'inclusione, e credo che su questo, insomma, non corre il rischio di essere smentito da qualcuno. Detto questo, come si fa ancora a ragionare oggi a distanza di due anni e, ripeto, in assenza di alcun pericolo sanitario, a tenere ancora a scuola l'unico posto all'interno, insomma, dei luoghi, come dire, di socialità che mantiene l'obbligo delle mascherine anche per i minori, cioè anche per i bambini delle elementari e delle medie stanno ancora con queste benedette mascherine, quando la stessa scienza, quella, insomma, come dire, propugnata dai ministeri, va bene, diciamo così,
oramai ci ha fatto capire, anzi lo dicono gli stessi scienziati, Bassetti ha fatto una considerazione poche ore fa per dire che non è concepibile, non è comprensibile il perché siano rimaste ancora queste mascherine. E infatti ce lo chiediamo pure noi, perché ci sono ancora queste mascherine se non come segno di distanziamento sociale tra le persone e soprattutto come segno di sottomissione e di obbedienza, perché guardate, ha fatto storia la dichiarazione del presidente dei dirigenti scolastici, il quale diceva che era giusto la discriminazione operata nei confronti dei docenti che non si sono voluti vaccinare perché non siamo stati un buon modello educativo nei confronti dei ragazzi. Quindi il modello che vuole passare è un modello di obbedienza. Questi bambini li stanno educando non al pensiero critico, a sviluppare il pensiero critico, cosa che dovrebbe essere una peculiarità della scuola, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare per il bene della nostra società, ma li stanno invece educando all'obbedienza. Quindi voi immaginate l'effetto su questi bambini che non si rendono, ma anche sugli adolescenti e sui giovani, non si rendono neanche più conto della necessità di respirare a pieni polmoni, giustamente come diceva prima la dottoressa, di sviluppare quella capacità anche tattile del contatto, di stare assieme, di abbracciarsi. Oramai l'abbraccio è un ricordo del passato. Prima, insomma, nei commenti che facevamo, il contatto umano manca. Parlavamo della nostalgia di certe ideologie, anche insomma di un modello sociale. Oggi vedere persone che si abbracciano è diventato una rarità. Ma è veramente questa la società che vogliamo introdurre? È veramente questa la società che vogliamo? Perché se questo, io inizio ad essere veramente preoccupato, perché ripeto, al di là della questione apprendimento, al di là del declino che sta avendo gradualmente la nostra scuola, è iniziata già con la buona scuola, ma con questi due anni abbiamo raggiunto il massimo. E faccio anche un'altra considerazione sul discorso della DAD. Quando è iniziato questo, giustamente questo modello, che è sicuramente un supporto tecnologico modernissimo e che ci dà la possibilità in casi di emergenza di arrivare nelle case degli studenti e di portare comunque, insomma, la scuola a casa. Ma deve avere un arco temporale così limitato, perché voi immaginate, io l'ho fatto spesso come esempio, il professore Cappelli va all'università e fa la sua lezione, la fa portando anche un bagaglio di emotività e di sensazioni che fanno parte della sua vita e trasmette anche quello ai suoi studenti. Quando invece dall'altra parte non abbiamo più l'interazione con il professore, ma abbiamo l'avatar, perché il professore potrebbe essere sostituito tranquillamente da un avatar al meglio delle sue possibilità, ed ecco che la scuola non c'è più. Quindi passiamo ad un livello di automazione, di macchine, che non è più riconoscibile nella nostra condizione umana. E io mi batterò veramente anche per la vita stessa, per evitare che la scuola si trasformi in questo. La scuola non può essere intesa come un processo di automazione. È chiaro? Ciro, scusi un attimo. Quando cambia e quando si modifica tutto questo, dal mio punto di vista, e mi piacerebbe anche un suo parere, nel 2012 la politica smette di fare la politica bella brutta che era precedentemente, di cui ci siamo sempre lamentati a giusta ragione, e la politica muore. Il sistema economico finanziario mondialista assume il comando dei governi, degli stati. Noi lo abbiamo visto con 8 governi non votati da nessuno, con un partito dal mio punto di vista bocciato dall'elettorato, che sta arrogantemente al potere perché ha servito a un, questo partito è il PD, è arrogantemente al potere, guidato da persone tipo Letta, del quale io non ho nessuna stima, perché lo dico francamente, lo dico da giornalista, ma lo dico da cittadino italiano e da uomo, non ho nessuna stima, perché in tre parole commette 4 errori, non solo lessicali, ma proprio di organizzazione della vita politica e sociale. Per cui è avere dei burattini al servizio del sistema finanziario porta inevitabilmente a una scuola automatizzata, a un sistema sociale automatizzato, dove io torno alla Cina, dove abbiamo visto, perché ho dei corrispondenti in Cina, purtroppo per loro, che ci mandano dei video in diretta che mostrano bambini come robottini messi in fila, tu stai seduto, tu stai in piedi, e loro girano come piccoli automa. Questo è il grande, credo sia il nodo cruciale del cambiamento di quella società che lei stesso diceva di voler combattere. Io sarò al suo fianco, questo è poco, ma sicuro.
rimanendo su questo aspetto e restando, diciamo, all'interno del mondo della scuola, è importante capire cosa sia successo anche ai docenti. Perché guardate, finché politici, come giustamente lei ha fatto riferimento, insomma, a questi del PD, ma io dico tutti che oramai di politica non hanno più nulla, perché insomma sono dei tecnocrati che stanno lì ad eseguire degli ordini che vengono da altri interessi, da altre situazioni, ma che sicuramente nulla hanno a che vedere con la politica, che dovrebbe avere come priorità l'attenzione al popolo. E non mi pare che questi abbiano dimostrato una minima sensibilità verso le ragioni. Assolutamente no. Ma detto questo, la domanda che io mi faccio è proprio quella della reazione che c'è stata da parte dei miei colleghi, e faccio un primo riferimento. Dal momento in cui il preside non ha più la funzione di preside, ma oramai ha assolvato una funzione di dirigente, come un dirigente d'azienda, quindi avulso dalla comunità scolastica, chi come me, insomma, voglio dire, che non sta mettendo il primo dentino, si ricorda anche da studente quello che era la scuola, il preside era il primo che arrivava sulla soglia della scuola ed era l'ultimo ad andare via, ed aveva una parola di accoglienza per ogni docente che entrava in classe e per ogni ragazzo che magari pensava lontanamente di marinare la scuola. Il preside era lì a vigilare, sapendo che lui era il responsabile dell'intera comunità scolastica. Noi questa figura ormai appartiene al passato, perché i dirigenti sono delle personalità che nulla hanno a che vedere con la scuola, che dall'interno dalle camere del potere stanno, come dire, a macchinare su quello che si può fare e su quello che non si può fare, su quelli che sono i risultati necessari da programma, ma non su quelle che sono le necessità della scolaresca o comunque della comunità di docenti. E se invece il dirigente fosse espressione della comunità di docenti, cosa di cui lui dovrebbe essere il rappresentante massimo, così come avviene per le università, certo, probabilmente non ci saremmo ritrovati nella deriva in cui siamo caduti adesso. A me è capitato di assistere a alcuni colleghi in dei provvedimenti disciplinari dove i dirigenti scolastici probabilmente pensano di essere, come dire, di essersi incarnati come divinità in terra, cioè pensano di poter decidere della vita e della morte delle persone, oltretutto andando anche, come dire, a sconfinare in un campo che invece è la peculiarità del docente, che è quello dell'autonomia della formazione. Quindi nessuno, neanche lo stesso dirigente, può entrare nel merito di come quella persona sta formando quella classe o comunque sta, cioè, invece siamo arrivati a questo, cioè la censura nel tipo di insegnamento che si trasmette. Allora voglio dire, se noi partiamo la scuola, quindi pensiero unico, e se noi partiamo che la scuola che oggi stiamo vivendo, la scuola che oggi stiamo proponendo, sarà l'elemento fondamentale per la creazione dei cittadini del domani, immaginate quale sarà il risultato di qui a 10 anni, immaginate i ragazzi che usciranno nei prossimi 5 anni dalle università italiane. Questo è il dato che deve preoccupare veramente chi ha cuore agli interessi di questo paese, perché non avremmo formato dei cittadini consapevoli, non avremmo formato delle persone in grado di discernere il pensiero. Dei sudditi obbedienti sicuramente. Dei sudditi avremmo formato dei sudditi, e probabilmente nel momento in cui avviene questo succede che appunto il diritto non viene più inteso come esercizio, ma viene inteso come concessione. Per cui saranno, bravo, delle persone che andranno a richiedere concessioni, non andranno, e già gli elementi ci sono, perché io ho letto proprio qualche settimana fa, i primi di marzo, il ministro Colao ha introdotto l'IDPay, praticamente una carta in cui si dice che a fronte, come dire, delle performance del cittadino verranno riconosciuti, badate bene, verranno riconosciuti dei benefici sociali, non più dei diritti, dei benefici sociali. Quindi la società cinese a cui facevi riferimento non è tanto lontana dal nostro paese, ci siamo già. Sì. Di cui lei parlava prima sono anche la classe dirigenziale che ci troveremo poi nel futuro. Quindi praticamente avremo degli autonomi, non avremo più una classe dirigente, non avremo più, ma comunque neanche dei cittadini, come dire, capaci di un pensiero critico, avremo degli ubbidienti, delle macchine. Perfetto. Sì, tra l'altro c'era un dato quando all'inizio parlava proprio della perdita dell'apprendimento, di come mancano le ricerche, no, a proposito di questo. E l'Istat praticamente, io ho accumulato un po' di dati, un po' di ricerche, e solo il 6,7% di tutta la popolazione intervistata pensa che la pandemia non abbia avuto alcun effetto negativo sull'apprendimento. Quindi su tutto il 100% delle persone intervistate solo il 6,7% crede che non ci siano, quindi, state ripercussioni. È una speranza. Quindi è una speranza. Vogliamo ricordare come avvenivano gli esami, anche gli esami universitari, come avvenivano.
e qualcuno poi paventava forse il sospetto che questi giovani si aiutavano magari con qualche supporto esterno. E sfido io, tu stai a chilometri di distanza, non c'è il tuo docente davanti, non c'è una persona capace anche di percepire le emozioni che in quel momento trasmetti nel sostenere un esame, e abbiamo laureato il fiorfiore dei giovani che nell'ultimo anno e mezzo di università credo che sia stato fondamentale, insomma, come esercizio. Sedute di laurea fatte da remoto, guardate, veramente è una cosa vergognosa, perché si possono tenere in tutta sicurezza, ma in presenza, necessariamente in presenza. Perfetto, fermiamoci qua. Professore Cappelli, io prima, come faccio sempre purtroppo, l'ho interrotta perché avevamo fatto uno spezzone di risposta, mancava la parte successiva. Ne ha facoltà. Grazie. No, stavo facendo una riflessione, poi è strettamente legata infatti a quello che mi aveva domandato anche prima, sulla socializzazione dell'università. E fortunatamente infatti molti di questi concetti sono già venuti fuori, a cominciare dal problema del regime autorizzatorio delle concessioni, cioè il fatto che infatti l'università ha perso questo suo carattere pubblico, ha perso questo suo carattere appunto inclusivo. E a proposito di mascherine, io volevo dire una cosa che vale secondo me un po' per ogni essere umano. E due grandi filosofi all'inizio e al culmine, diciamo, della nostra tradizione, quindi Aristotele ed Emanuele Levinas, sostengono, in qualche modo ci hanno fatto scoprire che la caratteristica principale dell'essere umano, cosa tra l'altro anche intuitivamente abbastanza semplice da comprendere, le caratteristiche principali sono due, sono lo sguardo e la parola. Allora la mascherina inibisce l'espressione di queste due caratteristiche che effettivamente distinguono l'umano come lo conosciamo da altro. Aristotele dice che altro nell'umano, che cos'è? Altro nell'umano è il divino, il semidio e la bestia, cioè l'individuo bestializzato, cioè l'uomo è al centro tra la bestia e il semidio. Allora quello che noi stiamo vivendo è chiaramente una tendenza, poi potremmo parlare a lungo se questa tendenza è governata, voluta, pianificata o semplicemente una inerzia dei tempi, secondo me un po' tutti questi fattori giocano, però è una tendenza verso il postumano, verso qualcosa che non è più l'essere umano. E quello che ha detto il dottor Silvestri è molto importante e secondo me si spiega proprio del collasso del sistema pedagogico, che è un sistema basato sul rapporto diretto fra l'allievo, il discente e il docente. Ha una spiegazione di base. La spiegazione di base è l'abbandono dell'umano. Cioè noi torniamo sempre alla stessa cosa, non è più l'uomo al centro. Il dirigente, che infatti non è più incardinato nella vita scolastica, perché infatti è cambiato proprio il suo rapporto e lui è diventato un capo ufficio, proprio a tutti gli effetti, un manager anche legalmente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, il dottor Silvestri ha detto una cosa su cui dobbiamo attirare. Sì, io devo dirvi la verità, devo interromperla ancora. Leggi questi due messaggi, sono proprio per tutti e due. Sì, un numero di telefono, quindi non sappiamo chi è. Non ci sta il nome, un applauso per l'intervento del professor Cappelli e del professor Silvestri, prima di tutto. E poi ci chiedono chi ha a cuore, come lei, l'interesse di questo paese, riferito al professor Silvestri. E poi continua, ci concedono la possibilità di avere dei benefici e non dei diritti che sono inalienabili, un po' quello che diceva prima. No, l'ho voluto leggere perché stanno arrivando anche altri messaggi, sono dovrei domande, compiacermi del fatto che c'è qualcuno che concorda con me, ma invece mi dispiace ancora di più, perché avrei preferito che fosse, come dire, una mia preoccupazione singola, invece, una mia deriva psicologica. È una drammatica realtà. Invece vedo che insomma pure le persone si rendono conto che stiamo entrando in una drammatica realtà. Sì, prego. Tristissima. No, voglio sottolineare questo che diceva, perché è molto importante, cioè a un certo punto un passaggio del discorso è stato, dice, loro pensano agli obiettivi di programma ministeriali, ma non più all'esigenza del pubblico a cui loro vanno a lanciare questi obiettivi, su cui loro esercitano questi obiettivi. Il dirigente, la mentalità, poi ovviamente ci saranno differenze, scarti, però la direzione qual è? È infatti implementare un obiettivo astratto, un obiettivo ministeriale tutto sommato, un obiettivo fortemente influenzato dal budget, dalla vera ossessione di questo neoliberismo morente, che è il denaro. Sfrenato. È il lavoro, è l'ossessione sfrenata, e quindi naturalmente, come ha ben detto,
E non è più importante il target, non è più importante a chi ti stai rivolgendo, e questa è una cosa, cioè, è proprio una questione di dominio, è una questione di dominio di cui la mascherina è, se vogliamo, un po' la metafora, un po' l'emblema, certo. Perché effettivamente è ciò che inibisce i rapporti umani normali. Nonostante non ci sia più l'obbligatorietà, io vedo ancora gente sola in macchina, chiusi dentro con la mascherina e piango. Vabbè, ma scusa, ma è sanguinoso, secondo me, più ancora di questo, che è un fatto individuale molto irritante, ma è sanguinoso che nelle scuole bambini. Io ho un figlio di 8 anni, a cui sto raccomandando, un bambino tra l'altro molto obbediente, a cui sto raccomandando di abbassarla tutte le volte che può. Noi abbiamo fatto, mi scusi, mi prendo questi 30 secondi perché... 30 secondi perché ho due domande da casa e poi... Ma è importantissimo, come Comitato Civico, che è un'associazione che è radicata in tutta Italia ma che ha base a Napoli, come Comitato Civico noi abbiamo scritto... Ce lo diciamo, loro hanno costituito uno straordinario Comitato Civico... Quello è il coordinamento Local Impasse. Esatto, che fa sì, capo a questo coordinamento. Non mi riferisco a questo, è un altro organismo che è proprio centrato sulla scuola. Noi abbiamo mandato delle lettere che stiamo mandando in tutta Italia, su tutto il territorio nazionale, a ciascun dirigente scolastico, chiedendo se hanno verificato i possibili danni cerebrali, l'influenza che... E questo adesso lo chiediamo alla dottoressa Menditto, da respirare. Lo okay. Chiediamo prima di le due domandine da casa che hai selezionato. Chiederò. Visto, sì. Voglio chiedere proprio un flash alla dottoressa Capicchiano. Dottoressa, quando sono rientrati i ragazzi, no? Volevo sapere, qual è stato l'atteggiamento una volta rientrati in classe dopo la DAD? Cosa ha percepito lei come docente, molto attenta tra le altre cose? Allora, io per esperienza sono da 30 anni nella scuola e ho imparato che i ragazzi hanno grosse risorse, hanno delle risorse inaspettate, quindi anche per questa loro capacità... ecco, di adattarsi alle situazioni, sono ritornati con la voglia di riprendere e di rilanciare i rapporti, anche con la mascherina hanno sfruttato altri canali come gli occhi, lo sguardo, e in qualche modo sono riusciti a riprendere quelle che erano le loro relazioni con tutti i limiti. Questo fa riflettere molto sul fatto di quanto siamo facilmente condizionabili, influenzabili. E il compito della scuola deve essere proprio questo, di lanciare un messaggio che nonostante le restrizioni, nonostante il sistema, c'è sempre quella luce che ci porterà poi a sviluppare quello che il collega prima diceva, il pensiero critico e la capacità di porsi anche il dubbio, di dire questa cosa che ci stanno dicendo di fare è giusta, non è giusta, perché la faccio? E se i docenti sono capaci di suscitare, ecco, nella mente dei ragazzi queste domande, già è un qualcosa. Io mi auguro che ecco, molti docenti facciano questo lavoro in classe proprio come una militanza. Bene, bene, anche per aprire le menti di questi ragazzi. Lei ha detto una cosa molto importante. Essere influenzabili. E io da vecchio giornalaio mi viene in mente una cosa. Mi viene in mente di dire pubblicamente che dopo 2 anni di pandemia, i 2 mesi e mezzo di guerra, la libertà di stampa di questo paese è passata dal 41esimo posto al 78esimo posto. C'è un allineamento totale dei media mainstream, delle televisioni, proprio sulle posizioni del governo, le cui posizioni poi vengono da molto molto lontano. Il nostro governo obbedisce soltanto a degli ordini che gli vengono imposti in partiti. Li trasferì. Io pensavo che un colpo di Stato si facesse con i carri armati, i fucili. No, si fa con la stampa. La stampa catechizza tutti i giorni, a tutte le ore, in tutti i passaggi televisivi e giornalistici, la gente dicendo senza mascherina amore, e il risultato è quello che stiamo vivendo. Ti ho interrotta, vai, e poi subito a Rita Menditto per... Avevano una domanda per quanto riguarda il nuovo decreto reclutamento ed era rivolta al professor Silvestri. Cosa ne pensava sulla formazione anche dei docenti all'interno di questo nuovo decreto reclutamento? Questa veramente, perché
Stranamente c'è qualcuno che pensa che comunque queste restrizioni debbano restare in eterno, perché nei principi di reclutamento adesso, insomma, parliamo anche dell'obbligo vaccinale. Ma scusate, noi ci dovremmo preoccupare se i docenti hanno o meno le caratteristiche e le competenze necessarie per insegnare o sulle loro condizioni di salute, perché questa, insomma, è una cosa interessante. E giustamente, come diceva la collega prima, è vero che i giovani si adattano ad una situazione emergenziale, come è anche vero che si può camminare con una sola gamba, ma ricordiamoci che stiamo vivendo un'emergenza. Da questa emergenza noi dovremmo uscire, perché la prospettiva che dobbiamo regalare al paese, ma soprattutto abbiamo l'obbligo di dare ai nostri giovani, è quello di uscire da questa emergenza, perché purtroppo di mese in mese noi siamo passati ad un'emergenza, ad un dato di fatto. Questa è diventata la nostra realtà. E come ricordava prima Sergio Angrisano, il discorso appunto degli ultimi due mesi e mezzo, in cui c'è stata questa commistione di uno scenario di emergenza sanitaria che è combinato con uno scenario di guerra, ci mette oramai in una condizione di precarietà di vita, di precarietà sociale, che oramai siamo già solo contenti di poter respirare. Che non sta vivendo nessun paese del mondo, assolutamente, lo voglio dire. Sta vivendo solo l'Italia. I paesi che sono a confine con gli scenari di guerra non hanno stato di emergenza, noi abbiamo lo stato di emergenza dichiarato per la guerra, quindi noi dovremmo uscire da queste logiche. Quindi se la politica e i partiti non sono più capaci di, come dire, immaginare una visione di paese, di dare una possibilità, un'alternativa a questo paese, beh, secondo me è arrivato il momento di mandarli a casa. Con questo Presidente del Consiglio e con questo governo penso che sarà molto... E vuol dire che il popolo si deve riappropriare delle proprie facoltà di popolo sovrano e dovrà decidere in qualche modo di mandarli a casa. Sperando che ci facciano votare. E appunto, probabilmente l'emergenza militare potrebbe essere finalizzato proprio a questo. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, passerei la parola anche a... Sì, le conclusioni al sorriso meraviglioso di Rita Menditto. Dottoressa, ne ha facoltà. Il sorriso, parliamo di emozioni ovviamente, no? Quello che è stato detto oggi è ovviamente una visione dicotomica, pensieri da una parte, emozioni dall'altra, è quello che si sta, diciamo, instaurando nel nostro futuro. Voglio darvi una buona notizia, nel senso che ovviamente non potremo mai diventare automi, perché viviamo di emozioni, l'evoluzione ci ha aiutato in questo, la nostra corteccia cerebrale per fortuna traduce quello che sentiamo in alcuni pensieri che poi si chiamano sentimenti, no? Come dico sempre spesso, il problema è proprio questo, che stiamo cercando di tornare indietro, cioè di vivere pienamente delle emozioni, e sappiamo che alcune di queste poi possono essere anche difficili da gestire, come prima diceva Sergio, della paura, no? I bambini che vanno in fila. Ha generato anche tantissimi conflitti sociali, no? La rabbia. Tu c'hai la mascherina, tu non ce l'hai, tu sei vaccinato, io non sono vaccinato. L'incapacità di gestire, segmentando proprio il popolo, un'emozione fondamentale che è la rabbia, le pulsioni così non vengono più gestite in maniera costruttiva ma in maniera distruttiva, e questo quello che ovviamente dovrebbe un sacco essere di domande. Preoccupante. Tantissime, tante. Sì, per esempio ci chiedono anche, non solo dal punto di vista didattico, ma anche per esempio i momenti di aggregazione come potevano essere le gite, o prima parlavamo appunto dei corsi, di... Sì, quanto è stato importante anche quello. Sono ripresi i viaggi di istruzione, finalmente, brava. Le uscite sul territorio. Abbiamo però assistito, abbiamo assistito. Una discriminante gravissima, quella della vaccinazione. Quindi chi non è vaccinato non può partecipare alla gita, anche nei bandi dell'INPS. Quindi lo Stato che dice ad una parte di giovani: buone, voi non fate parte dei nostri programmi. Infatti, è stata una delle pagine più buie di questi ultimi tempi, perché è una scuola dove si reclama appunto l'inclusione, abbiamo dovuto assistere ad una discriminazione per quanto riguarda chi poteva accedere alle uscite sul territorio e chi invece doveva senza rimanere in classe o a casa. Non dipendeva da voi, è stata una cosa molto, molto triste, e noi docenti siamo stati veramente in difficoltà a gestire le emozioni di questi ragazzi che, non avendo la vaccinazione o il Green Pass, non potevano accedere alle iniziative. Sergio, una bruttura, un'offesa alla democrazia, e camminare proprio sulla camminarci sopra. Se mi permetto, c'hai 30 secondi, non di più. 10 secondi. Allora, immaginate che ad oggi nelle scuole abbiamo dei colleghi demansionati per aver rispettato la propria scelta etica. Sono demansionati ad un ruolo diverso che non gli consente più di entrare in contatto con i propri allievi. Allora io dico, il messaggio educativo che lancia la scuola nei confronti di questi giovani, a vedere che una persona che per anni si è occupata della formazione di quel giovane demansionato, che cos'è? Una forma di punizione per dire: se non sarete ubbidienti farete la stessa fine. Questa, insomma, non è la scuola che vogliamo. Allora,
Punti di vista, come siamo arrivati alla terza puntata della sesta edizione. Sono 6 anni che noi vi raccontiamo la verità, non la nostra verità e non una verità strumentale. Noi raccontiamo l'evidenza, la chiamiamo verità ma è evidenza. Noi vogliamo, abbiamo, a volte ci è capitato anche di invitare persone che la pensano in maniera diversa da noi. Non abbiamo avuto risposte, questo studio, questa redazione di cui ho il privilegio di esserne a capo sarà felice di ospitare anche chi ha idee diverse da noi. Non abbiamo idee particolari, noi abbiamo una sola idea, quello che il giornalista non è una professione, è un mestiere. E allora il mestiere del giornalista è di raccontare i fatti così come stanno, senza manipolazione sull'informazione, perché io devo somministrare agli utenti, ai lettori, agli ascoltatori la verità dei fatti. Questo è il mestiere del giornalista. Poi ci sta tutto il resto e lo stiamo vedendo in tutti i vari talk show, prima il vaccino, poi le mascherine, adesso la guerra, tutti orientati in una sola direzione. Io per grazia di Dio tendo ad andare sempre nella direzione opposta. A te per i saluti. Come posso chiudere adesso dopo questa chiosa molto importante? Dopo 6 anni siamo ancora qui a ringraziarvi ancora una volta per averci scelto, aver passato questa serata, questo momento con noi. Le domande continuavano ad arrivare, purtroppo sì, il tempo è finito, però stanno arrivando, veramente stanno arrivando di continuo. Cercheremo nella prossima sono occasione interessanti. Sì, molto interessanti. Ancora una volta grazie per averci seguito. Ringraziamo noi ci vediamo. Gli ospiti, chiaramente. Ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui stasera con noi, che hanno accettato il nostro invito. Noi ci rivediamo settimana prossima, stesso orario, stesso canale, canale 93, in streaming, sempre noi. Grazie anche Sergio. Sul digitale terrestre, canale 93, 93 TLA. Terrestre. Punti di vista. Ale. Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele
monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 8714.